Grazie, buongiorno a tutti, grazie di questa possibilità, di questo invito e grazie all'organizzazione. Volevo ringraziare anche Eddie Palmeri che grazie a lui, insomma, la sua organizzazione mi ha permesso di essere qua insieme a Lorenzo. Il DNA non è il tuo destino, da 20 anni mi occupo di nutrizione e nutraceutica da un punto di vista tecnico e ho avuto modo 3 anni fa di partecipare a un congresso di medicina mondiale anti-aging a Città del Messico, dove ho avuto modo di avere delle informazioni che probabilmente potrebbero essere utili per tante persone per migliorare la qualità della vita. Si parla da ormai oltre 30 anni di epigenetica, però quello che poi fa la differenza è quello che noi stiamo facendo in questa società negli ultimi 100-200 anni fa. 100-200 anni. Non si vive più in un mondo con una qualità dell'aria ottimale, i cibi sono sempre più contaminati. Allora questo workshop è indirizzato a condividere con voi alcune informazioni. Penso che dobbiamo fare presto, perché se è vero che le persone più motivate sono quelle che ci permettono di contribuire, di aiutare gli altri e quindi fare qualcosa più grande di noi, dobbiamo pensare che la vita è urgente perché sappiamo che nasciamo, sappiamo anche che poi prima o poi ce ne dobbiamo andare. Allora, quando si dice il DNA non è il tuo destino, come sapete nel 2001 è uscita questa copertina molto interessante del Times dove dice guardate che probabilmente stiamo sbagliando indirizzo. Probabilmente quello che abbiamo scoperto nel DNA non è quello che poi fa la differenza, perché poi, come sapete, il 98% è stato all'inizio chiamato DNA spazzatura, mentre il 2% sono quello che pensano che no, gestisce la nostra vita. E non è proprio così. Allora, il ruolo dell'epigenetica è fondamentale, sappiamo che descrive la riprogrammazione fisiologica che avviene a livello cellulare senza modificare il DNA e la differenza è quello che facciamo con la metilazione, con il rimodellamento della cromatina e quindi su quello che poi alla fine si lega agli istoni e blocca lo srotolamento e quindi l'informazione. Il professor Morgante ormai da tantissimi anni va nelle piazze, nei teatri a parlare di epigenetica per cercare di creare cultura su questo aspetto, di quanto sia importante non solo l'epigenetica, ma l'ambiente, lo stress e l'eredità. Ci sono 3 siti importanti che vi consiglio di andare a vedere perché sono ricerche e pubblicazioni molto interessanti. Ma anche l'AIRC, l'Associazione Italiana di Ricerca sul Cancro, ci dice che nella comparsa dei tumori conta l'epigenetica. Anche l'epigenetica. Non solo, ci dice che queste mutazioni sono trasmissibili dalla terza alla quarta, quinta generazione. E se ne parla pochissimo di questo. Non si parla di quanto sia importante la qualità della vita delle madri, dei padri prima del concepimento. E purtroppo si smette di fumare, no? Una donna magari rimane in stato interessante, fumava, dice smetto di fumare. Beh, oggi come oggi gli studi stanno dicendo che se vuoi un bambino è meglio che non fumi. E lo stesso il padre. Allora, se l'informazione e prevenzione, partiamo dall'epigenetica che sta sopra la genetica, quindi tutto ciò epi, tutto ciò che sta sopra, oggi sappiamo benissimo che noi siamo condizionati da tutto quello che mangiamo, beviamo, respiriamo, pensiamo, la postura, quanto è importante, l'ambiente in cui viviamo, i campi elettromagnetici che sono la ciliegina sulla torta, perché ci dividiamo tra potrebbe essere molto dannoso, tra no, non è dannoso, però poi le sentenze dimostrano che se usi tanto il cellulare, alla fine potrebbe causare un tumore al cervello, per esempio, come la sentenza di settimana scorsa. E poi la luce del sole, ce ne stiamo dimenticando, sempre più in luoghi chiusi. Quindi chili di vitamina D perché non sintetizziamo la vitamina D perché stiamo al chiuso. E i pensieri, le emozioni che proviamo sono fondamentali. Certo, abbiamo qui professori importanti che si occupano di apnei,
Ma la cosa, vedete, più che mi fa molto pensare è che pensiamo all'ossigeno, al fondamentale per la nostra vita, solo quando siamo in fin di vita. Vero o no? Ci danno l'ossigeno, la mascherina, perché non riusciamo più a respirare. Allora, tutto ciò che si fa viene improntato su quello che si mangia, su quello che si beve probabilmente, sull'ambiente, ma pochissimi su quanto ossigeno arrivi. Parlano di quanto ossigeno arriva alle nostre cellule e di quanto ossigeno viene consumato a livello cellulare. La carenza di ossigeno è uno dei fattori fondamentali e proprio, poi lo vedremo, a ottobre è stato dato e insignito il premio Nobel a 3 scienziati che hanno ridimostrato per l'ennesima volta il ruolo dell'ossigeno. Premio Nobel. Ma ancora siamo lontani dalla fisiologia e fisiopatologia. Allora l'ICAM, l'istangiopatia congenita acidosi enzima metabolica, congenita quindi dalla nascita, trasmessa per linea materna per una disfunzione mitocondriale che non ci permette di consumare ossigeno in maniera ottimale. Quindi tutti questi fattori, però tutti questi fattori non sono più quelli di 100-200 anni fa. C'è l'aria che respiriamo che è altamente inquinata, basta pensare, si apre il giornale, polveri sottili, ma non è il problema del PM10, PM2,5, il problema è lo 0,5, il PM1, il PM0, è quello che passa la barriera, che entra a livello embrionale, che come dice il professor Burgio, uno dei più grandi, Ernesto Burgio, il più grande ricercatore di epigenetica che abbiamo in Italia, e anche a livello mondiale, questo particolato entra a livello embrionale e sprogramma le informazioni del DNA. Quindi quando è l'ultima volta che avete sentito parlare di inquinamento? Dice, ma l'hai detto te un minuto fa. No, tutto ormai è contaminato, il ciclo della vita è contaminato, i raccolti sono contaminati, perché quando l'aria è inquinata va dappertutto, nell'acqua, nei terreni, nei raccolti, nei polmoni. Allora se noi mangiamo per produrre idrogeno e respiriamo per avere l'ossigeno, questa è la fisiologia, che ci permette di produrre energia a livello ATP, a livello cellulare, a livello mitocondriale, cosa mangiamo e cosa respiriamo? Siamo sempre di fronte a continue carenze nutrizionali e carenza dell'apporto di ossigeno a livello cellulare. Questo provoca infiammazione cronica. La carenza di ossigeno e le carenze nutrizionali. Allora, parlando del... dice, no, ma tutto dipende dal DNA. Un momento. Allora, l'essere umano ha 25.000 geni, il chit di riso ne ha 50.000, quello che fa la differenza è quello che fai con le tue proteine, 150.000 proteine. E chi accende e spenge i geni? Il software della vita, che è l'epigenetica, come reagisce il nostro corpo a livello ambientale, esogeno e endogeno. Allora ognuno ha la sua verità, no? Coltiva il suo giardino, non si unisce mai la forza. Il problema qual è? Che sempre più persone oggi si ammalano di patologie neurodegenerative, degenerative, tumorali. Soprattutto pensate, il professor Burgio ci fa sempre vedere che le malattie soprattutto più gravi adesso sono nei primi 2 anni di vita. Bambini che nascono sempre più malati, primi 2 anni di vita. Allora possiamo consigliare alle persone di migliorare la qualità della vita, certo, ma non possiamo fargli cambiare città, non possiamo fargli cambiare casa, neanche il lavoro. E quante persone lavorano in zone e in aziende altamente inquinate? Basta pensare all'amianto, basta pensare al carbone, che ancora oggi è il mezzo più economico per produrre energia. Pensate alla Cina, pensate alle aziende, pensate Savona, pensate La Spezia. Allora, questa è l'epigenetica. L'obesità viene programmata soprattutto cellule adipose a livello fetale. Quindi, genetica è laggiù, il bambino. Questa è epigenetica. Poi dopo c'è il cibo spazzatura, come sappiamo, dello stile di vita errato, ma parte da un difetto di fabbrica, scusate, passatemi il termine. Allora, gli ultimi dati del Ministero dicono che 4 su 10 muoiono infarto ictus. Sì, le patologie sono in aumento, neurodegenerative, tumorali, aterosclerosi, i tumori, no? E sono accomunate dalla carenza di ossigeno a livello cellulare.
L'epigenetica sappiamo quanto sia importante e influente anche a livello dell'invecchiamento, perché se noi perdiamo progressivamente i gruppi metili, quindi la telomerasi, la capacità di rimetilare il DNA, con delle carenze poi specifiche, che sono quelle semplici delle vitamine, che non si possono naturalmente brevettare, per controllare l'omocisteina. L'omocisteina è il grosso problema, lo sappiamo, ma non prescrivono ancora in pochi, pochissimi, quanto sia importante per il controllo anche di eventuali rischi. Ma è una concausa, è uno dei fattori. Come dice il grande Sergio Stagnaro, dice, ma lo sai che sono oltre 300 i fattori di rischio cardiovascolare? Ah, 300. Però ne guardiamo uno o due forse. E allora se prevenire è meglio che curare, queste sono le statistiche della mortalità in Italia. Fino ad arrivare a 230.000 morti per malattie del sistema circolatorio, 170.000 morti per tumore, 80.000 morti per inquinamento dell'aria, errori medici da 14 a 50.000, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema qual è in Italia? Però ci occupiamo della prevenzione del morbillo. Dico, ma il problema sarà, bisogna affrontarlo in maniera diversa, penso. E queste sono le fonti. La fonte è l'Istituto Superiore di Sanità, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, quindi le fonti sono ufficiali. Non solo, ma se dobbiamo tutelare la vita, dobbiamo tutelarla qui, perché già a livello fetale ci sono distruttori endocrini, metalli pesanti, particolato ultrafine che entra a livello embrionale, è lì che sprogrammiamo il feto, è lì che iniziano i problemi. E allora la prevenzione, salute prima, padri e madri prima del concepimento, la salute sana si moltiplica in maniera sana e poi si differenziano in maniera sana e danno al mondo bambini sani. Oggi è quasi impossibile in questo ambiente. La prova ce l'abbiamo da questo documento ufficiale, non so se alcuni di voi lo conoscono, questo è un documento ufficiale del Senato della Repubblica, 193 pagine, dove si parla chiaramente che gli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, malformazioni, feto neonatale e dell'epigenetica, dove si parla chiaramente che comunque si sottolinea che la lettura scientifica ha già evidenziato la trasmissione di queste malattie a livello transgenerazionale, dovuta all'impatto ambientale, quindi l'inquinamento del suolo, la contaminazione dei cibi, campi elettromagnetici. Questo documento ufficiale del Senato della Repubblica, ne esce uno all'anno, questo è del 2018. Questi sono i dati dell'associazione dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, 500.000 morti premature in Italia, dovute all'inquinamento dell'aria, 500.000 nel mondo, in Europa. In Italia al primo posto, non ci facciamo mai mancare nulla in questi casi, siamo sempre primi. Conoscete Priolo, a Siracusa, Sicilia? 2.500 bambini nati malformati da questo scempio, questa disgrazia successa dovuta a questi disgraziati, perché sono disgraziati, hanno versato per 50 anni in mare sostanze chimiche, metalli pesanti, tutto di più, le mamme mangiavano il pesce e poi nascevano i bambini malformati, 2.500. Ma quanti casi, non di tumori, di infarti, quanti casi di infiammazione cronica che non, magari non riconosciamo che stanno, che ci sono in Italia, nel mondo, prodotta a questo inquinamento. E questo è un libro bellissimo, lo potete scaricare, Ambiente e Salute, in un link del professor Burgio che spiega tutte queste cose con l'Agenzia dell'Ambiente. Allora dobbiamo rimettere in moto, far ripartire, rafforzare il nostro sistema immunitario, perché non abbiamo altre soluzioni, non possiamo cambiare l'ambiente dove viviamo. Però continuiamo a dare 35 grammi di zucchero ogni volta che bevono una lattina di Coca-Cola ai nostri ragazzi, no? Perché tanto, cosa vuoi, non fa mica male. C'è gente adesso che pasteggia con Coca-Cola, col tè, eh? Grammi e grammi di zucchero, abbiamo solo 2,5 grammi di circolo nel nostro sangue di zucchero, pensate cosa sono 35 grammi, pensate 20 grammi per un bambino che beve anche 2 Coca-Cola, 3 Coca-Cola al giorno e poi tutto il resto. 467.000 morti in Europa per inquinamento, gli inquinanti si prendono il controllo del DNA e aumentano le malattie infiammatorie, croniche. 1,7 milioni di bambini muore per aria inquinata. Non per la nutrizione, per lo stile di vita, no, per l'inquinamento. Il 95% della popolazione mondiale respira aria inquinata.
metalli pesanti, patologie neurodegenerative, l'alluminio. Adesso siamo arrivati a dire non incartate più i panini, no? Nell'alluminio. E perché? I cartocci, le pentole in alluminio, la moca, eccetera, eccetera. I metalli pesanti che usi per otturazione dentale, eccetera, eccetera. Sempre dopo. E allora incominciamo a comprare pubblicità e vivere in un mondo malato, questo è il problema. Esposizione materna a pesticidi, ne sapevate qualcosa? Addirittura a livello inferiore di testosterone più elevati. 91 persone esposte. Studio su possibili associazioni tra esposizione materna e organoclorati usati ai criptorachitismo. Livelli di pesticidi nel latte materno. Contaminazione da cibo sano. 99% bambini bevi succo di frutta contaminati. 19 pesticidi trovati nelle olive. 38 nelle banane. 80 nell'uva. Cioè, capite, si salvi chi può. Ma si salvi veramente chi può? Questo è il problema. Questo è il problema. Menarca nelle donne, nelle bambine che iniziano menarca a 8 anni, 9 anni, per inquinamento, per contaminazione. I pesticidi cambiano la pubertà nelle bambine Valdaso, qui studio scientifico pubblicato. E ancora, insomma, tante cose che... E allora questa è la situazione. E non è allarmismo. È questo, questa è la realtà. Poi ci sono i campi elettromagnetici. Vedi questi, il nonni o i geni, compriamogli il tablet per pagare a chi lo compra più grande, no? Il tablet. Bambini che non vedono neanche, però ce l'hanno nella carrozzina, oppure lo usano come babysitter per addormentarsi. Le fiabe non si raccontano più, no? Si dà il cellulare per ascoltare la musichetta, la fiaba. Sapete cosa fa a livello cerebrale il cellulare? Oltre che togliere la cognizione, la Daniela Lucangeli, una delle più grandi esperte nel neurosviluppo infantile, ci pone di fronte a un grosso problema. Il cellulare non fa solo male con le radiazioni, ma condiziona la capacità dei bambini poi di ragionare. E questo è l'AIRC che ci dice probabile cancerogeno. Adesso abbiamo visto che può essere proprio cancerogeno con l'ultima sentenza di questa settimana. Quindi anche i wifi nelle scuole, gli scienziati si stanno ponendo questo problema. Fa male o non fa male? Ma se gli studi sono indipendenti fa male, se gli studi li fa un'azienda di parte non fanno male. Oh, vediamo. È una bella sfida questa. E poi questi tralicci di alta tensione, i wifi ora arriva al 5G, si salvi chi può. Così viviamo come quelle frequenze lassù tutto il giorno. E dormiamo con quelle. Vi consiglio di spengere wifi e mettere il cellulare fuori dalla stanza quando andate a dormire. Anche se lo spengete, il cellulare è sempre collegato alla cella del satellite. E quindi poi siamo un po' stanchi, per forza. Condizioniamo la salute del nascituro. Ci sono madri che chattano mentre allattano. Assurdo. Noi siamo acqua, 99% di molecole dell'acqua, il 90% delle molecole, poi a 70-80% di acqua che ha contatto con i campi elettromagnetici esplode, l'acqua viene distrutta a livello proprio molecolare. E queste sono le linee guida europee nel 2016 dell'Istituto per l'Ambiente, ISDE, che ci pone proprio di fronte al fatto che oggi sempre più malattie e problemi, sensibilità chimica multipla, elettrosensibili. Questi sono studi pubblicati, ce ne sono le linee guida, sono 40 e passa pagine, dove ci dicono attenzione, vedete, virus, batteri, funghi, campi elettromagnetici, tutto questo provoca uno stato infiammatorio, stress ossidativo, nitrossativo e quindi una disfunzione mitocondriale. Se la disfunzione poi mitocondriale è anche congenita, è chiaro che le malattie. L'ambiente agisce sui geni, quindi, penso proprio di sì. Un uomo intelligente risolve un problema, un uomo saggio lo evita. Ecco l'epigenetica. Quindi un nuovo paradigma per migliorare la qualità della vita delle persone, ma dobbiamo unire le forze, dobbiamo alzare il sistema immunitario, non possiamo togliere gli inquinanti. Forse tra 40-50 anni, non lo so, io è 30-40 anni che sento parlare di prevenzione. Però il particolato aerodisperso, abbiamo raggiunto record
mai avuti nel mondo del particolato aerodisperso nell'aria, record nel 2018, record nel 2019. Quindi vuol dire che non c'è poi tanta attenzione, no, in questo. Poi dalla colpa alle macchine, abbiamo visto invece che riscaldamento, industrie, camion, eccetera, eccetera. Allora aumentiamo il sistema immunitario, perché tutta la salute, la nostra salute dipende dalla salute delle nostre cellule, dalla disfunzione mitocondriale, da quello che arriva alle cellule, dalla membrana cellulare, dalla lipidomica. E quindi le patologie iniziano a livello cellulare, a livello microcircolo, e voi siete maestri di questo, della microcircolazione. La matrice extracellulare, dove vivono le cellule, il mesenchima, il tessuto connettivo, la lipidomica, quindi la protezione della membrana, gli acidi grassi essenziali a livello cellulare. Il microbioma, sì, ma il microbioma parte, certo, adesso si parte l'intestino, la Leaky-Gut Syndrome, ma il problema è che ce ne abbiamo tanto. Il microbiota c'è nella bocca, nella pelle, nella vagina, nell'intestino, con il capello, quindi ce ne sono varie parti. Ecco che possiamo sicuramente mappare i fattori che influiscono sulla salute attraverso un semplice test, che è un test epigenetico, si fa sul bulbo del capello, e possiamo avere un quadro sui fattori che possono interferire sulla salute. Ma le malattie mitocondriali influenzano il microbiota, e anche di questo non se ne parla. Eppure i risultati supportano l'idea che le mutazioni del DNA mitocondriale ereditate per via materna influenzano sia il microbiota intestinale sia le malattie esso correlate. Quindi non solo, anche il microbiota dipende dalla disfunzione mitocondriale, perché l'uomo ha l'età dei suoi mitocondri, è il DNA mitocondriale che decide la longevità. Il professor Corsarizza ormai l'ha dimostrato tante volte, ma gli studi ormai stanno andando in questa direzione. Il nuovo paradigma mitocondriale è proprio la via delle patologie neurodegenerative, l'invecchiamento, i tumori. E ancora la disfunzione mitocondriale come target per avere una protezione o un danno, dipende dalla salute dei mitocondri e delle cellule. La fondazione di ricerca in medicina mitocondriale ci dice che il problema nasce tutto da lì, dalla disfunzione mitocondriale. C'è un sito molto interessante che è Mitocon, che vi consiglio di andare a vedere, con tutti gli studi scientifici. Le disfunzioni mitocondriali, tutto parte da una disfunzione mitocondriale legata a tutte le patologie. E poi questo, l'eziopatosi delle complicanze microangiopatiche nel diabete mellito, per esempio, ma anche qui è uno studio interessante che ho letto, che si parte proprio dal fatto che c'è una disfunzione mitocondriale endoteliale a microcircolo. Allora ricaricare le nostre batterie è fondamentale. Attenzione all'ereditarietà, linea materna, e anche nell'infertilità maschile, tutto dipende dalla disfunzione mitocondriale, come sapete, dal microcircolo. Quindi la mobilità degli spermatozoi, pensate che nel liquido seminale maschile, bambini di 16 anni, studio su 450 ragazzi delle scuole che non fumavano, vivevano abbastanza bene, mangiavano abbastanza bene, anche lì contaminanti da monossido di carbonio, benzene, metalli pesanti a livello liquido seminale. Questi bambini hanno grossi problemi. Studio del professor Luigi Montano, Ecofood Fertility, che si occupa da sempre, insieme al Ministero della Sanità, dell'infertilità maschile. Allora se tutto ciò accade a una mela, la prendiamo, la buttiamo via. Quando accade a una cellula non ce ne accorgiamo, quando poi è troppo tardi. Allora abbiamo tanti interventi possibili, questi sono tra la prevenzione e poi il supporto terapeutico, però la dieta ormai, cosa mangi? Non tutti hanno l'orto, e poi anche lì è un problema. Ci sono delle carenze dei nostri cibi, carenze di vitamine, di minerali. Soprattutto c'è una carenza di ossigeno, l'ipossia ipossica stagnante, istotossica, anemica, dovuta a un alto apporto di ossigeno a livello cellulare, danno ai tessuti, danno mitocondriale, e poi l'ischemia di perfusione, che è fondamentale tenere sotto controllo, cioè tenere sempre un livello di ossigeno ottimale a livello tessutale. Però ancora oggi l'ossigeno è considerata la cenerentola dei nutrizionisti, a livello anche medico. Non si pensa mai, si fa il pulsimetro, dice, ah beh, 97-98% a posto. No, perché può esserci una disfunzione mitocondriale con l'ossigeno non viene utilizzato. Quindi è un problema.
E come diceva Gitton, qualunque sofferenza, malattia dovuta a una carenza di ossigeno a livello cellulare. E poi il discorso a livello di Warburg, insomma, ormai dal 1931, premio Nobel della medicina, sulla l'ipossilamidazione epigenetica, questo è uno studio Cordis di 5 anni, 21 paesi nel mondo, in Europa, che ha dimostrato che senza ossigeno anche le terapie possono avere un ridotto, un'azione molto ridotta. E quindi oggi si deve parlare di modulazione fisiologica, non solo di ossigeno, ma anche di nutraceutici, di integratori, di modulatori. Qual è la biodisponibilità? Qual è l'assimilazione? Qual è la capacità antiossidante? Qual è la forma di somministrazione di quell'integratore? E allora moduliamo prima di tutto l'ossigeno, perché l'ossigeno è fondamentale, la scintilla della vita, il sistema immunitario. Già nel 2003, studio Candiolo, Torino, cosa ha dimostrato? Che senza ossigeno siamo in grado di sviluppare di metastasi. E c'era questo articolo bellissimo, ah, cancro è favorito dalla carenza di ossigeno. Ma cosa facciamo per migliorare questo aspetto una volta che lo sappiamo? Questo è un altro studio, altri 5 anni, 21 paesi nel mondo, dove hanno dimostrato che le terapie funzionano meglio, la chemio e la radio, se associate a una terapia a base di ossigeno. Premio Nobel della Medicina 2019. Sensori dell'ossigeno e qui vari studi. Questa è la diapositiva con la quale hanno presentato il premio Nobel. L'ossigeno provoca un problema a livello metabolico e con le patologie correlate. Siamo abituati a parlare di ossigeno con ossigeno terapia, ossigeno zonoterapia, interessante, molto utile. Però ricordatevi che tutte queste sono terapie. Noi dobbiamo fare prevenzione, non possiamo fare una terapia ozono tutti i giorni, no? Gli altri giorni dobbiamo ottenere un'ottimale ossigenazione a livello cellulare. Perché? Perché un'iperossigenazione provoca stress ossidativo, come ha dimostrato il professor Canestrari in camera iperbarica. Attenzione che magari entrano dentro la camera iperbarica col piede diabetico per guarirlo, dopo 7-10 giorni che escono fanno un'ischemia di perfusione, fanno un infarto magari. Perché? Perché hanno già una compromissione cardiovascolare, escono dalla camera iperbarica e non sono protetti da una capacità antiossidante ottimale, prima, durante e dopo, e fanno un'ischemia. Perché lo stress ossidativo dentro una camera iperbarica aumenta notevolmente. Del 20, 30, 40% in questi pazienti con compromissioni naturalmente. E noi proponiamo questa formula, che è una formula Everett Story, che permette di aumentare il consumo di ossigeno con un'azione antiossidante e permette di fare di ossigenare le cellule a livello cellulare, riattivare il mitocondrio e disintossicare in profondità l'organismo. Gli studi hanno dimostrato, pubblicati su riviste scientifiche internazionali, hanno dimostrato che questo nutraceutico è in grado di riattivare i mitocondri, di promuovere la capacità antiossidante e la superossima dismutasi. Queste sono cellule in ipossia prima e dopo. Prima e dopo. Scusate. Prima e dopo. Quindi attivazione del DNA nucleare, mitocondriale e promuovere la produzione di ATP e la superossido dismutasi. Aumenta l'ossigeno fino all'80% con una capacità antiossidante 30 volte più elevata del plasma umano. Perché è un colloide, abbassa la tensione superficiale, quindi in 0,64 secondi nel sangue. Naturalmente bisogna preferire o spray o sublinguali. Questa è la fisiologia, la farmacocinetica, scusate. Gli studi ormai sono importanti, questo è uno studio pubblicato su Oncotarget, una delle riviste più importanti in oncologia, dove hanno messo la possibilità di utilizzare questo nutraceutico a supporto delle terapie per indurre le cellule in apoptosi. È molto selettivo, nelle cellule sane riattiva mitocondrio, nelle cellule malate manda in apoptosi le cellule. Questi sono gli studi sulle patologie neurodegenerative, questo è uno studio su 50 pazienti, Parkinson, Alzheimer, sclerosi multipla, dove il supporto di questo nutraceutico a 20 gocce 3 volte al giorno ha dimostrato
un abbassamento dei livelli dell'omocisteina, un aumento della B12, aumento dei folati, un aumento della capacità antiossidante, una riduzione dei radicali liberi, una modulazione ottimale del sistema antiossidante del paziente, associato in questo caso alla chelazione che ha permesso di chelare i metalli pesanti. Studio sulla fibromialgia, 14 gocce 3 volte al giorno, questo è un altro studio pubblicato. Poi abbiamo uno studio pubblicato su 230 pazienti, questo è l'ultimo, 2019, Istituto Tumori e Generale di Roma, questo nutraceutico utilizzato in oncologia, riduce la massa tumorale in associazione a chemio radio del 70%, pubblicato su una delle riviste più importanti. Questi sono tutti gli studi su PubMed, per chi è interessato. È un prodotto che si usa a gocce in un bicchiere d'acqua, iniziare da una goccia 3 volte al giorno, si aumenta gradualmente e si arriva al dosaggio desiderato. Alle 8 gocce 3 volte al giorno, associato a qualsiasi terapia, protocollo per migliorare l'attività mitocondriale e il protocollo che noi desideriamo dare al paziente che ha bisogno, e poi si aumenta il dosaggio nei pazienti che hanno più bisogno. Nella neurodegenerativa 20x3, in oncologia arrivano a 25x3. Questo è un libro che, se volete, è anche qua a disposizione. Quindi tutto quello che dobbiamo fare è creare un'orchestra di professionisti e strumenti che suonano bene, accordati, perché altrimenti l'orchestra, la musica non si sente. Ecco l'epigenetica, la possibilità proprio di migliorare questi aspetti attraverso un rafforzamento della difesa immunitaria, perché l'impatto ambientale è notevole e dobbiamo fare presto. I bambini sono sempre più contaminati. Cosa possiamo fare? Noi proponiamo anche di creare un report, un epigenetico, una mappatura epigenetica, perché sappiamo benissimo che il bulbo del capello, i capelli, possono essere un biomarker fondamentale, no? Per capire se una persona è intossicata o no, lo utilizzano per vedere se una persona fa uso di sostanze stupefacenti, per esempio, lo utilizzano per vedere se una persona è intossicata da metalli pesanti, lo utilizzano per vedere se una persona è contaminato da sostanze chimiche nei laboratori, per esempio. E il bulbo è ancora più importante, perché il bulbo è vivo. Se noi abbiamo strumenti in grado di leggere anche queste informazioni, possiamo fare prevenzione, capire. Allora prendiamo i capelli dietro la zona occipitale, che naturalmente, come sapete, sono l'antenna della nostra MEC, della matrice extracellulare, quindi accumulano tutte le sostanze, ci permettono di essere mappate e conoscere quali sono le sostanze che stanno contaminando la salute di quella persona. Questo è uno strumento di ultima generazione con tecnologia russa e tedesca, si mette il bulbo del capello sopra questo scanner e fa una scansione e legge le informazioni contenute in questo bulbo. E naturalmente abbiamo la capacità, la possibilità di mappare il sistema antiossidante di quella persona, se è intossicato da metalli pesanti, se ha sostanze chimiche o sostanze idrocarburi, se il sistema gastrointestinale funziona in maniera ottimale, sistema di amminoacidi, acidi grassi essenziali, eccetera, eccetera. Ma soprattutto, come vedete, le interferenze delle frequenze, quindi wifi, campi elettromagnetici, telefonino. Molto interessante. E pensate che il test si fa, lui lo fa in 10 secondi e la risposta la dà in 12 minuti. 12 minuti. Per chi è interessato, oggi io metto a disposizione qualche test per provarlo. Già questo test è utilizzato dai centri di riproduzione naturale assistita a Milano, insomma centri importanti. Brescia, Milano, ci sono oltre 160 centri in Italia dove fanno questo test. Il messaggio che voglio dare è che il benessere dipende da noi, dall'esempio che diamo e dalla cultura dell'informazione, perché prevenire è meglio che curare. Scordiamoci il mulino bianco, perché non c'è più, non c'è più, non c'è più, purtroppo. E allora poi un messaggio finale che voglio dare è l'amore per la vita, perché è l'unico regalo che non riceveremo mai due volte. E il fatto che la vita è davvero semplice, eppure insistiamo a complicarla. Vero o no? E la vita senza amore?
non ha senso. E se non funziona, raddoppiamo la dose, come dice. Grazie di cuore.